Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video. Allora, in questo nuovo video vi voglio portare in gita con me a Kamakura, dove sono stato qualche settimana fa. Qui vedete delle immagini del Jururi perché stavo studiando per un esame. Eccomi qui nel ristorante, arrivato con queste gnocche di bambù. Guardate che bel posticino! E abbiamo mangiato un po' di buon sashimi e molte altre cose che potete vedere in questo video. Guardate che riprese, che riprese! Ma chi sono? Come riprendo io le tsukemono? Nessuno mai. Guardate anche la mia amica Federica, che cose buone che ha ordinato. Tra l'altro io adoro il ikura e anche questo tonno bello cotto, ovviamente con la salsa di soia. E poi qui abbiamo altri pesciolini e anche un po' di tempura. Sì, ragazzi, direi che questo pranzo abbiamo mangiato di tutto anche di più. Guardate qui e ditemi se non vi verrebbe voglia anche voi di mangiare. In ogni caso, sto facendo questo video, è un po' che non faccio video, ma in realtà mi mancate, che è stato un periodo un po' lungo e sono successe un sacco di cose. C'è una grossissima novità che vi svelerò a fine video, quindi preparatevi, preparatevi. Mi fa ridere che sto guardando questo video, lo sto commentando e ne parliamo insieme. In ogni caso, ogni volta che si va a Kamakura bisogna assolutamente fare visita a questo tempietto, che è uno dei miei preferiti, anche se salire le scale, insomma, richiede un po' di forza. Ma ovviamente c'ho il personal trainer proprio per andare in questi templi. Poi mi piace perché è tutto bello immerso nella natura, col verde. Ci sono io con la maschera, ma non sono l'unico che ha la maschera in questo video, perché anche questa statua, ovviamente per solidarietà al Covid, si è messa la maschera anche lei. Lui, anche lei. In ogni caso, ecco qui che abbiamo fatto anche questo giochino della fortuna per scoprire chi aveva fortuna o no. Anch'io ho cercato di estrarre quello più fortunato, ho estratto questo che era la fortuna e mi hanno anche dato questo regalino. Poi abbiamo mangiato questa buonissima, non saprei definirla, tortina al gusto matcha con inciso i due caratteri di Kamakura. Che buoni. Poi ho avuto voglia di mangiarmi un cetriolo, non fatevi troppe domande. E in seguito ci siamo fiondati, ancora due volte fiondati in un video, siamo andati a gustarci anche questo buon gelatino. E quale momento migliore se non quello del gelato per farci una bella foto tutti insieme nel modo più awkward possibile? Ecco, questo era quel momento. In ogni caso devo dire che la foto è venuta bene, devo mandarla anche a loro. Proseguiamo con il video, mi è venuta voglia di caffè e quindi mi sono recato in questo locale a gustarmi un buon ice coffee e la mia amica si è presa un altro gelato perché non ci facciamo mangiare niente. In ogni caso, proseguendo con la nostra visita a Komakura, non potevo non andare al grande Buddha. Sapete che in realtà questo una volta era conservato in un tempio, poi il tempio è andato distrutto e quindi è rimasto solo il Buddha. Vabbè ragazzi, questa è stata un po' la mia gitetta. Al ritorno mi sono fermato in un altro ristorante a mangiare delle altre cose buone, come potete vedere qui un po' di edamame che io adoro, fanno anche molto bene per la salute, e un taco, ovvero un polipo che abbiamo fritto, no, piastrato. Insomma, cotto alla piastra, come potete vedere qui, e inoltre mi sono bevuto questa birra a calorie zero, alcol anche zero però. E poi ecco qui che abbiamo un po' di pesce, che anche questo l'abbiamo fatto tutto alla griglia. Spero che questo video vi sia piaciuto, non è che era sto granché di video, però volevo parlare con voi. Infatti queste sono le chiacchiere dell'ultimo video in cui vi spiego cosa sta succedendo in my life, perché in realtà è un po' che non faccio video, saranno quasi 2 settimane, ma in queste 2 settimane ne sono successe veramente di tutti i colori. Allora, ci sono due grosse novità che vi voglio annunciare in questo video, ma poi ne vorrei parlare nel dettaglio in due video specifici futuri. Allora, il primo riguarda la mia istruzione, se vogliamo, e la seconda novità invece è a livello lavorativo. Per quanto riguarda la prima, vi posso dire che finalmente, dopo 8 mesi da quando mi sono iscritto all'università magistrale,
ho terminato tutti gli esami che dovevo fare. Ho fatto tutti e 11 gli esami, più uno in più, perché sì, mi piace fare di più. Sono riuscito a farli tutti, mi sono piaciuti tutti dal primo all'ultimo, anche quelli difficili, difficili come quello di classico. Devo dire che sono andati tutti molto bene, soprattutto per il poco tempo che ho avuto per potermi preparare, perché comunque in 8 mesi dover fare tutti questi esami non è stato facile, specie considerando che oltre a questi esami io stavo anche facendo gli esami ancora della triennale. Quindi diciamo che non è stato facile. In ogni caso, terminato tutto, e quando avrò la tesi pronta sono contento di presentarla partendo da un 106. Io non sono mai stato uno a cui interessava la media, però sono contento che sono arrivato comunque a questo traguardo. Speriamo, vabbè, di ricevere questi ultimi 4 punti quando e se mai la presenterò, e se no fa lo stesso. Sono felice di aver raggiunto questo numero, ma più che il numero sono molto contento di tutte le cose che ho imparato. Devo dire che l'esperienza Ca' Foscari, che ancora non è terminata, anzi io probabilmente prima di presentare la tesi ho il presentimento che se manterranno questa modalità online farò altri esami, perché devo dire che veramente, se non so come sono le altre università, ma vi assicuro che studiare a Ca' Foscari è stato veramente una cosa gratificante che mi è piaciuto moltissimo. La seconda grossa novità invece riguarda il lavoro. Perché ragazzi, sapete che io faccio compositore da tanti anni, lavoro anche insomma nel mondo del digital marketing eccetera eccetera. Ebbene, ho deciso di accettare un'offerta per un lavoro per un'azienda di Singapore. Io lavorerò nel branch di Tokyo la settimana prossima, no, il primo andrò a vedere il mio ufficio, e non lo so, cioè sono troppo elettrizzato all'idea di iniziare questo lavoro, tra l'altro nella pubblicità, collegato con tutti questi paesi in giro per il mondo. Sono molto curioso di vedere come andrà. Oggi ho avuto il primo giorno lavorando da remoto e ho avuto un po' di meeting, è stato molto interessante e non lo so, sono abbastanza entusiasta di questa nuova sfida, perché ragazzi è sempre importante mettersi in gioco, iniziare cose nuove. Questo spero che sarà qualcosa che mi porterà tante belle cose, ecco, non so cosa dire, ve ne parlerò comunque più avanti in un video specifico, perché insomma ci saranno un sacco di novità, ci sono un sacco di belle cose che mi stanno succedendo, quindi mi piacerebbe discuterne con voi. E per il resto niente, cercherò di continuare a fare un video a settimana, probabilmente ci saranno molti più video in cui andrò in giro, tipo questo in cui vi faccio vedere un po' il Giappone, un po' parlo, un po' vi aggiorno sulla mia vita, ma cercherò anche di fare dei video seduto davanti alla telecamera appena riesco a trovare un attimo di tempo, perché devo dire che è stato e sarà adesso un po' impegnativo questo nuovo periodo della mia vita che si apre. Io in ogni caso spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciate un mi piace e noi ci sentiamo al prossimo video. Mi sembra di fare una telefonata. Vabbè, un abbraccione da Seba, ciao!